Buongiorno, buon anno. Vi ho stampato lo schema in due fogli perché non vi venga male al polso. Il primo segreto dell'esegesi non sono assolutamente le proiezioni, ma è il testo. Perciò io vi pregherei di tenere la prima scheda sotto il naso adesso in maniera attenta e non alzare lo sguardo da nessuna parte, perché le cose importanti che vi devo dire sono nel testo, non nel mio naso. Allora, la prima cosa che noi notiamo quando leggiamo questo testo sono alcuni dati di ripetizione strategica. Voi vedete alla linea 15 evidenziate alcune parole. Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo, il minore e di Ioses. Ci siete? Alla linea 22 notate ancora Maria di Magdala e Maria, madre di Ioses. Questa ripetizione chiude il testo in una specie di morsa. L'inclusione apre e chiude la pericope. E perciò noi abbiamo un brano che va dal capitolo 15, versetto 40, al 47, punto chiuso. Vi è chiaro? Questa è una unità letteraria. Adesso osservate ancora. Alla linea 24 voi avete un versetto che aggancia questo brano al precedente, perché tornate a trovare le due figure, Maria di Magdala e Maria madre di Giacomo. Maria, madre di Giacomo, compare alla linea 15-16, che è sempre Maria, madre di Ioses. Quindi, questa espressione che voi trovate alla linea 24, Maria di Magdala, Maria, madre di Giacomo, si chiama espressione gancio, en français, mot crochet. Perché sono stati i francesi ad accorgersi di queste cose ancora a metà dell'Ottocento. Quindi la linea 24, cioè il versetto 1 del capitolo 16, ha solo la funzione di legare i due testi. Il testo numero 2 incomincia il versetto 2. Il primo giorno della settimana vennero al sepolcro. E voi trovate la parola sepolcro alla linea 25, alla linea 27 e alla linea 31. Questa cadenza indica che c'è un legame tra il versetto 2 è il versetto 8, ed è chiude un'altra pericope, isola un'altra pericope. Quindi noi possiamo dire che ci troviamo di fronte a una prima pericope, dalla linea 15 alla 23, e ci troviamo di fronte a una seconda pericope che va dal versetto 1, sapendo che ha valore di transizione, di per sé sarebbe il versetto 2, fino al versetto 8 compreso. Con la linea 32 inizia un altro tipo di brano. Questa volta questo brano è cadenzato non più da un'espressione simile o da un vocabolo simile, ma notate che è cadenzato, ve l'ho messo fra... isolato insomma da questi rettangolini, sono tutti elementi di tipo temporale: il primo giorno dopo il sabato,
Dopo questo, alla linea 34, alla linea 36, alla fine, e alla linea 43, allora. Voi avete quattro momenti che danno alla pericope quattro tempi diversi. Se voi notate, questa cadenza temporale non è presente nelle due pericopi precedenti, perché le due pericopi precedenti sono articolate, la prima sul nome delle persone, la seconda ha come perno la parola sepolcro, mentre la terza è una narrazione scandita dal tempo. Sono dunque tre brani diversi. Questo vi è chiaro? Sì. Adesso sì. Adesso sì. Quando voi leggete un testo, diciamo che la scuola ci ha abituato ad essere passivi. Cioè, quello che a noi interessa quando leggiamo un testo è la trama. Cosa succede? Cosa dice? Ci dimentichiamo spesso di una cosa più semplice di questo mondo. Quando noi vediamo una persona, non vediamo la sua anima. Vediamo il suo vestito, il suo volto. Vediamo cioè la forma. Solo conversando comincia ad emergere il mondo interiore della persona. La stessa cosa succede per un testo. La prima cosa a cui noi dobbiamo badare non è vediamo come va a finire, ma la prima cosa a cui noi dobbiamo badare è cercare di capire la forma. Perché comprendendo la forma, noi comprendiamo la cadenza del pensiero. Se voi notate, dalla linea 15 alla linea 23, noi ci troviamo di fronte a un testo che ha come di mira che cosa? Non occorre neanche che lo leggiamo, poi lo leggeremo. Ha di mira la capacità testimoniale di queste donne. Basta. All'autore interessa evidenziare che queste donne hanno visto morire Gesù e hanno visto esattamente dove l'hanno posto. E giorno dopo si presentano in quel luogo. Giorno dopo, due giorni dopo, si presentano in quel luogo. Questo è il messaggio importante. Perché? Quando si dice che Cristo è risorto, una delle obiezioni che si potrebbero fare sarebbe questa. E chi mi dice che siano andate nel sepolcro giusto? L'Evangelista, di proposito, mette in evidenza come queste donne, primo, non si siano assolutamente distratte circa il corpo. Erano lì quando l'hanno crocifisso, erano lì quando lo hanno tirato giù dalla croce, erano lì quando lo hanno infilato nel sepolcro. Capite? Quindi il nome di queste donne, per l'autore, è qualcosa di essenziale. Non è un optional, non è una piccola tenerezza che l'autore fa nei confronti di queste donne. È un'attenzione particolare perché queste sono le testimoni. C'è poi una seconda cosa da chiarire. Qui noi ci troviamo di fronte a un certo signore, linea 18. Guardate il testo. È l'unica cosa importante. Prima Dio,
poi il testo, poi la Chiesa, poi i biblisti. Questo signor Giuseppe d'Arimatea perché viene messo in evidenza? Provate a prestare attenzione a cosa è scritto subito dopo. Membro autorevole del Sinedrio. Ora, come facciamo noi a sapere quello che è successo durante il processo a porte chiuse nel Sinedrio? Come mai gli evangelisti sono in grado di raccontarci l'interrogatorio che Gesù ha subito? Qualcuno ha rotto il segreto. Chi è questo qualcuno? Eccolo qua, la spia. Giuseppe d'Arimatea è quello che ha edotto i seguaci di Gesù circa quello che è successo durante il processo, perché lui è membro autorevole del Sinedrio. Il che vuol dire che Gesù durante il processo non si è trovato tutti quanti contro. C'era qualcuno che, ragionando con la sua testa, cercava di capire come stavano le cose. Uno di questi era Giuseppe di Arimatea. E queste figure, chiamiamole libere intellettualmente, le troviamo anche negli Atti degli Apostoli. Se voi ricordate, quando Pietro e Giovanni vengono processati dopo il miracolo della Porta Bella, chi si alza a difenderli? Gamaliele, altro membro autorevole del Sinedrio, il quale dice: amici miei, se una cosa che non viene da Dio muore da sola, se una cosa che viene da Dio noi possiamo porci finché vogliamo, ma se viene da Dio questa cosa permarrà. Chiaro? Bene. Nel secondo brano che cos'è importante? È il sepolcro importante. Viene addirittura il nome ripetuto 3 volte. 1, 2, 3. Perché è importante il sepolcro? Primo, è un sepolcro esatto. Non c'è dunque errore di luogo. E secondo, presenta una caratteristica che spaventa: è vuoto. Bene. Il terzo brano, invece, non è altro che una raccolta di piccoli medaglioni. Un episodio, 2 episodi, 3 episodi, 4 episodi. Fine. Se voi notate, subito, senza leggere neanche il testo greco, voi vi trovate di fronte a un testo che non ha lo stesso stile dei 2 testi precedenti. Questi 2 testi sono una cosa. Questo è un'altra. Penso che vi siate accorti. Lo stile è diverso. Se poi voi vi prendete la briga di analizzare il greco, vi accorgete che il greco dei primi 2 testi è di un certo tipo. Il greco di questo ultimo testo è di un altro tipo. Grammatica, sintassi e vocabolario sono diversi. Cos'è successo? Analizzando dunque questo brano che va dal capitolo 15, versetto 40, al capitolo 16, versetto 20, ci si accorge che i primi 2 testi vengono fuori dalla stessa mano, mentre l'ultimo testo viene fuori da un'altra mano.
chi ha scritto il terzo testo non è la stessa persona che ha scritto i due testi precedenti. Questo è il primo dato che emerge da una lettura attenta del testo. Ora cominciamo l'analisi. La prima cosa che si fa è questo tipo di lavoro. Quello lì, la critica testuale. Critica testuale significa esaminare tutti, non qualcuno, tutti i reperti archeologici dei manoscritti che noi possediamo. E quindi tutti i manoscritti antichi che vanno dal secondo secolo dopo Cristo fino al VI-VII secolo, non di più, perché le altre sono copie, ci interessano relativamente. Ma tutti i manoscritti antichi vengono tutti passati in rassegna per vedere cosa c'era scritto. E che cosa c'era scritto? Eccolo qua. La stragrande maggioranza dei manoscritti ha la sequenza Marco capitolo 16, 1-8 più 9-20. Ci sono però dei manoscritti, sono due i più importanti, queste sigle dovrebbero farvi tremare le vene ai polsi, perché questa sigla è il sinaitico, è il codice sinaitico, e nessuno si commuove, capisco io. Mai buoni biblisti se non fate la lacrimuccia di fronte al codice sinaitico. Questo è un codice del 340 circa. Qualcuno dirà 342, va bene. 339, ma chi se ne importa? È del 340 circa dopo Cristo. Mentre quest'altro è il codice vaticano, è di 10, massimo 15 anni più giovane, e quindi è del 350-355 circa. Questi due manoscritti sono la prima Bibbia greca completa che il passato ci ha restituito. Quindi abbiamo tutto l'Antico Testamento greco e tutto il Nuovo Testamento greco. Il Codice Vaticano è il secondo grande codice completo che l'antichità ci ha conservato e restituito. Si chiama Codice Vaticano perché si trova in Vaticano. A voi sembrerà strano, ma noi qui abbiamo una copia. È in cassaforte, perché la zecca dello Stato e la città del Vaticano hanno fatto per il giubileo del 2000, hanno fatto circa un migliaio di copie di questo manoscritto al modico prezzo di 6 milioni a copia di lire. E quella volta i professori del seminario si sono un po' svenati per poter avere una copia del codice B. E ce l'abbiamo. È identico, io li ho visti tutti e due. Quando li avete tutti e due non riuscite a distinguerli. L'unica distinzione che potete operare è attraverso un occhio particolare. Questo. Il tatto. Allora lì vi accorgete che è diverso.
ma se voi guardate rimanete imbrogliati. È perfetta, la coppia è perfetta. Bene, questi due grandi manoscritti chiudono il Vangelo di Marco al capitolo 16, versetto 8, cioè non hanno il brano cosiddetto dell'altra mano. C'è un manoscritto latino, che è il cosiddetto manoscritto di Bobbio, che invece ha una conclusione molto breve dopo Marco 16:1-8. Ha una conclusione molto breve, quindi non ha il terzo brano, non c'è questo, ma c'è quest'altro. Esse narrarono brevemente a quelli attorno a Pietro quanto era stato affidato loro. Ma dopo di ciò anche lo stesso Gesù per mezzo di loro inviò dalla levata del sole fino al tramonto il sacro incorruttibile messaggio della salvezza eterna. Amen. Questo è un testo inventato dall'amanuense. Perché siamo sicuri che è un testo inventato dall'amanuense? Perché è un testo del IV o V secolo, non riescono i paleografi a datarlo con sicurezza. Ma è l'unico manoscritto che riporta questa chiusura breve. Noi abbiamo altri manoscritti latini, ma questa chiusura breve non compare mai. Negli altri manoscritti greci non compare mai. Quindi questa è una finale aggiunta dal copiatore. Perché? Lo vedremo fra poco quando leggeremo il testo. Vi dicevo che la stragrande maggioranza dei manoscritti greci ha la sequenza che noi adesso esamineremo, cioè i due brani di una mano e il terzo brano della seconda mano. Se noi esaminiamo il terzo brano della seconda mano, ci accorgiamo che questo terzo brano è debitore al Vangelo di Giovanni, perché ciò che viene narrato da Marco, capitolo 16, versetto 9-10, è narrato da Giovanni, in maniera più estesa, nel capitolo 20, e sono le apparizioni di Gesù alla Maddalena. Ciò che viene narrato al versetto 11 è conosciuto da Luca. I discepoli non credono a Maria Maddalena e alle donne che dicono il sepolcro è vuoto, gli angeli ci hanno detto che è risorto. E poi avete Marco ancora, dal 12 al 13, conosce benissimo l'episodio di Emmaus che è narrato da Luca al capitolo 24, 13-15. Allora, che cosa vi dice questa semplice analisi? Può dire due cose. O il terzo testo, quello della seconda mano, è il riassunto di due Vangeli, perché Matteo non era conosciuto da chi ha fatto il riassunto. Ma è un riassunto tardivo, perché Luca è stato scritto verso l'85 dopo Cristo, ma Giovanni è stato scritto molto più tardi, siamo verso il 100. E quindi questo riassunto di che epoca è? Dopo il 100. Questa è la prima ipotesi. Seconda ipotesi.
Quanto è scritto in Marco, capitolo 16, versetto 9-10, è scritto anche in Giovanni, capitolo 20, potrebbero tutti e due rifarsi a una tradizione unica precedente. C'era nella comunità questo racconto che veniva trasmesso oralmente. Il secondo autore conosceva questo racconto, Giovanni conosceva questo racconto. In questo secondo caso il testo non è più databile. Vi è chiaro? Quindi non sappiamo quale delle due sia la verità. Ma storicamente tutte e due le ipotesi sono possibili. Possiamo con sicurezza mantenere la verità che questo testo non è stato scritto dalla mano che ha scritto il testo precedente. Su questo non ci piove sopra perché vocabolario, sintassi e grammatica sono diversi rispetto ai primi due brani. Fin qua vi è tutto chiaro? Bene, adesso finalmente siamo pronti a leggere il testo. Vi erano anche alcune donne che osservavano da lontano, tra le quali Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo il minore e di Ioses, e Salome, sarebbe meglio dire Salomè, le quali, quando era in Galilea, lo seguivano e lo servivano, e molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme. E molte altre. Quindi non erano solo queste tre, ma c'erano anche molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme. Venuta ormai la sera, poiché era la parasceve, dicesi parasceve, la Pasqua che cade di sabato. Se la Pasqua cade di venerdì, quel venerdì non si chiama parasceve. Chiaro? Per noi la Pasqua è sempre una parasceve, perché per noi cristiani la Pasqua cade sempre di domenica. Cioè la vigilia del sabato. Giuseppe d'Arimatea, membro autorevole del Sinedrio, che aspettava anch'egli il regno di Dio, con coraggio andò da Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato si meravigliò che fosse già morto, e chiamato il centurione, gli domandò se era morto da tempo. Informato dal centurione, concesse la salma a Giuseppe. Egli allora, comprato un lenzuolo, lo depose dalla croce, lo avvolse con il lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia. Poi fece rotolare una pietra all'entrata del sepolcro. Maria di Magdala e Maria, madre di Ioses, stavano a... Interessante. Stavano ad osservare dove veniva posto. È chiaro che adesso che abbiamo letto, ci diventa evidente che il ruolo di queste donne è non sbagliarsi su due cose. Il corpo è quello, il sepolcro è quello. Tenete presente che siamo di fronte a un testo che veniva proclamato nell'assemblea liturgica, la quale era aperta a tutti, credenti e non credenti. Tenete presente questo dato. Lo sappiamo dal capitolo 14 della prima lettera ai Corinzi.